Ragazzi, bentrovati. Una breve premessa prima di lasciarvi a un video molto interessante. Un video resoconto di un incontro che è avvenuto a Serravalle Pistoiese tra me e anche Miss Tatavale, cioè Valentina, e le nostre rispettive metà, con un autore, ovvero Vainer Molteni, che è autore di Io sono nessuno. Perché questo incontro? È stato da me fortemente voluto dopo aver scoperto il suo libro La settimana che è preceduta all'incontro. Sono stata la prima ad averlo, a visionarlo e già dalle prime pagine mi sono resa conto che non è semplicemente un libro, è molto di più. È un manifesto di protesta e di sensibilizzazione verso quella che è una condizione sociale particolarissima, a volte ghettizzata e anche volutamente messa in ombra, quasi non vista, cioè la condizione di barboni, di clochard, di senza tetto. Walter Molteni è un ragazzo della mia età, che fino ai 34 anni era, diciamo così, lanciatissimo, nel senso che ha fatto studi, aveva un'ottima professione, improvvisamente il tracollo finanziario dell'azienda dove lavora e lui si ritrova, senza appoggi e va sulla strada. Questa esperienza di 8 anni viene narrata nel libro, e lo ha trasfigurato, nel senso che, la durezza della vita sulla strada, la tipologia di incontri, lo ha trasfigurato, gli ha dato occhi nuovi per vedere forse la realtà in modo diverso. Ha trovato, l'energia per reagire, per non arrendersi ai fatti, per non subire e ha, pensato ad un'idea folle, pazzesca, però di riscatto, riscatto di quelli che sono, i suoi compagni, diciamo così, di avventura, nel senso quegli uomini e quelle donne che per svariate motivazioni nella vita si ritrovano senza affetti, senza denaro, senza appoggi, senza casa e l'unica scelta è quella di dover stare sulla strada. Questo libro fa parte di un progetto di Clochard alla riscossa che è un progetto, tra virgolette, riabilitativo, reintegrativo di queste persone nella società. Non chiedono aiuti, non chiedono fondo, vogliono farcela con le loro forze dimostrando che si può riuscire a lavorare, a fare, a produrre e ad avere una dignità di vita con le proprie energie e con la propria intelligenza. Io ho sentito forte la necessità di incontrare quest'autore, l'ho contattato, lui è stato disponibilissimo, sfido qualsiasi altro autore a incontrarmi, gli ho telefonato la mattina del sabato, l'ho incontrato praticamente alle 3 del pomeriggio, insomma, il tempo di fare la strada. Ci ha aperto le porte della fattoria che adesso stanno chiudendo perché sta partendo un altro progetto. Questa fattoria dei clochard che dicevo che è a Serravalle Pistoiese, insieme a lui tutti i suoi amici di viaggio e anche di progetto in un certo qual modo. È stato particolarmente generoso, ci ha subito spiegato in che cosa consiste questo progetto, il perché del libro, alcuni frammenti della sua storia. Quello che vedrete è una parte. Successivamente Miss Tatavale farà un'intervista più mirata per quanto riguarda lo scrittore uomo e poi noi faremo video recensione, anzi più video recensioni o recensioni attraverso i blog del suo testo, proprio per dare il contributo a quella che è un po' la sua battaglia. Non so se riusciremo ad averlo con noi in Hangout perché è un periodo particolarmente complesso, ci sono molte cose che sta seguendo, ci sono molti cambiamenti, alcuni traslochi, quindi insomma ha oggettivamente delle difficoltà nel gestire come vuole il suo tempo. E tuttavia credo che già questi contributi possano aiutare moltissimo a dare visibilità al libro, al progetto, all'idea e a queste persone. Io vi invito ad ascoltarlo con attenzione, vi invito a andare sui siti che sotto vi metterò, ad interagire con lui sulla pagina Facebook, a sostenerlo e soprattutto a leggere il libro, quindi comprarlo, leggerlo, rifletterlo, meditarlo e parlarne. La cosa migliore è veramente parlarne e cercare di aprire gli occhi su quella che è una realtà che spesso e volentieri appare scomoda, ma in realtà dobbiamo farci i conti e chissà che uno di noi non debba prima o poi farci i conti davvero, perché queste condizioni, queste avversità nella vita possono toccare indistintamente ognuno di noi. Pensiamo soltanto
al grado di povertà di alcuni mariti che sono separati, che sono dei funamboli nel sopravvivere a quelli che sono i carovita di oggi, salassate da rate di mantenimento per la moglie e i figli, si ritrovano a gestire la propria vita con pochissimi soldi e quindi, diciamo così, la strada spesso è l'unico ambiente che si possono permettere per sopravvivere. Io ringrazio in particolar modo l'autore, ripeto, per la sua generosità, per la sua attenzione al nostro progetto. Io di fatto non sono nessuno, sono andata a rompergli le scatole. I suoi compagni di viaggio che ci hanno accolto in modo incredibile, facendoci sentire, a nostro agio, pur avendoli disturbato nella loro quotidianità, insomma. Grazie a tutti, a presto, Etta. Allora, il progetto Crociata della Riscossa è un progetto partito dal basso, cioè da persone provenienti dalla strada, da barboni, che avevano questo progetto folle di poter uscire da soli in completa autonomia da quello che era la loro condizione di disagio e da 10 mesi a questa parte, con mille avversità, comprese un paio di truffe a nostro Nostro svantaggio e cose carico. del genere, però ci stanno producendo un risultato, nel senso che siamo diventati 11, piano piano ci stiamo per allargare, stiamo per aprire una nuova esperienza a livello di imprenditoria sociale legata all'agricoltura, in un'altra regione che non è la Toscana, perché comunque qua stiamo per mollare l'esperimento dopo varie vicissitudini giudiziarie dovute Dopo le a una fregature, le fregatura fregature ai vere e nostri proprie. danni, che però ci ha permesso di aprire e di mantenere anche per il futuro un progetto a sé, che è quello del mercato dell'usato, che abbiamo aperto con mille scetticità, invece poi ha portato il Mi tutto sta a tirando per lì. autosostentamento, quindi fondamentalmente sta andando molto bene. In un periodo come questo, in cui la gente vuole risparmiare, ma anche per cultura difficilmente rinuncia alle comodità, magari riesce a comprare la roba con pochi soldi, e permettiamo anche a gente che aveva la roba da muffire in cantina di farsi qualche euro. Quindi fondamentalmente lo consideriamo un progetto sociale anche quello, no? Poi anche il fatto del consumismo, no? Di poter dare valore a cose che al di fuori del mercato dell'usato probabilmente andrebbero in discarica. Quindi c'è tutto anche un discorso sociale lì. E quindi questo è Questo è il il progetto. progetto, insomma, Questo è il fondamentalmente. progetto Crociata della Riscossa, che era partito come progetto agrituristico in questo casale del 400 con 7 ettari di terra, l'uliveto. Invece poi Ed era abbiamo partito fatto bene morire anche, con no? la raccolta delle olive. Abbiamo fatto la raccolta delle olive e poi abbiamo fatto morire il progetto, perché abbiamo visto che c'è la completa impossibilità, a causa di false certificazioni, di portare avanti tutto quello che è il discorso agrituristico. Quindi ci stiamo per spostare e riprendere il discorso in un'altra condizione, sicuramente più, E continuare, come diciamo così, dire, il discorso. ampliare, perché Ampliare, perché di qua l'altra continuerete, non c'è. condizione più o meno è quasi 10 volte più grande di questa, Mamma mia, quindi contiamo sì, nel si tempo, con il tempo, di poter parla di essere sempre in passione. 850 metri quadrati, se non Il ricordo male. mercato dell'usato Sì. sì. Invece la nuova struttura parla di 5 casali, di Però. cui 4 abitabili e uno completamente ristrutturato con 7 appartamenti da 40-80 metri quadri che daremo via in modello residence, modello agrituristico, e invece poi 50 ettari di terra con un uliveto da 900 ulivi che servirà a allevare bestiame piuttosto che coltivare la terra, perché è un terreno certificato bio da 15 anni. Quindi comunque anche il discorso biologico avrà un suo percorso, e poi la produzione dell'olio, che si è riuscito a dimostrare che, nonostante siamo gente proveniente dalla strada, nonostante nessuno di noi abbia Mi mai sembra fatto l'olivicoltore, chiaro. però si è riuscito a produrre un olio che è giudicato da grandi chef, modello Gualtiero Marchesi e Simone Tominato, che sono chef stellati, è stato giudicato ottimo. Quindi ne siamo più che felici. Abbiamo dimostrato che si può fare.
Esatto. Il progetto libro, adesso come adesso, dà sicuramente una mano a livello economico, perché noi ci basiamo sull'autosostenibilità e non chiediamo fondi a nessuno, ente piuttosto che privato. Cerchiamo di farcela totalmente con le nostre forze, e il progetto libro, i cui fondi e i cui diritti sono totalmente girati in coscia dalla riscossa, contribuisce sicuramente a tutto il discorso progettuale, ma mi piacerebbe che il discorso libro portasse più gente a pensare che per strada non ci sono dei relitti, piuttosto che magari farci guadagnare qualche euro in più. Cioè, a noi quando abbiamo un panino da dividere siamo a posto, capito? Cioè, non è tanto un discorso economico, che comunque è importante perché ci permette di ampliare tutto il discorso progettuale, però è più un discorso legato alla sensibilizzazione della gente, del collettivo nazionale, nei confronti di persone che fondamentalmente nel momento in cui vivono un momento di difficoltà perdono ogni tipo di diritto e visibilità. Io sono nessuno, è perché quando ti scade un documento non hai più diritti in Italia. Da lì il titolo del ci vuoi presentare i tuoi compagni? Allora, lui è Marco il Biondo. Ciao Marco. C'è Marco il Tosco, che è un nativo, della zona. Hanno parlato di te fino adesso. C'è Enzo Limone, che mostra la sua panza orgogliosamente. C'è Pasquale, che è un nuovo acquisto. C'è Petro, ciao, Pasquale, che è uno dei fondatori storici del Cosciata della Riscossa. E Ettore. Ettore, che è la rinomata Brianza. Poi c'è Michelino Nocciolina, sopra, che oggi ha veramente un male incredibile alla spalla causa tempo, perché comunque quando dormi per strada assorbi un po' di umidità, quindi ci sta che qualche dolore ti possa anche venire. C'è Michelino, che penso che stia mettendo a posto la casa e poi supervisionando la casa, e poi non dimenticare, e poi c'è Lillo, che è la mascotte ufficiale. Lillo e Gallo Rocco sono le nostre mascotte ufficiali. Gallo Rocco di fuori che aspettano. Stefano, che dorme all'interno del furgone, perché lui non si ricorda mai di essere tuttora un barbone come tutti noi. Poi è Rocco, tutte vere, sì, se le butta tutte. È Rocco quello, sì. Facciamo anche un po' di pubblicità al mercatino. Rocco e i suoi fratelli, guarda. Rocco e i suoi fratelli, sì, sono tutte femmine, sono fratelli. Quella è la oggi parola. Anche Jack. Quello è Jack. Oh, vieni qua, Rocco! No. Visto, lo chiami, si ferma, E non avete visto il meglio? Il cane non hanno visto. No, Jack! No, vieni qua, Rocco! Vieni, Rocco! È quello che sta meglio, deve tenersi in forza. È lui il capo, eh? Si deve mantenere in forza. È lui il capo. Perché comunque continua a ripartire. Continua a spegnersi e ripartire. Mm-mm.